Amici vicini e lontani di Non c'è un Euro Show, anche nel nostro spettacolo non poteva mancare il momento dedicato ai bambini. Ma noi non abbiamo un bambino qualsiasi, no, noi abbiamo l'enfant prodige del calcio partenopeo. Facciamo entrare quindi il pulcino della nostra squadra del cuore. Facciamo entrare il pulcino del Napoli. Vieni piccolo, vieni, 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 fanciullo. Piccolo, sognavo una maglia, un pallone. Adesso che sono cresciuto, io sogno la stessa emozione. Che fatti compagnia da figlia, se tu sei un padre, chi sei? Salve, sono il pulcino del Napoli e un giorno giocherò nel grande Napoli. Ma quanti anni c'hai? 40 anni. E fai ancora un pulcino indolore? Ma io mi sento ancora in forma, ah, sì? Anche se mi sento se ho 40 anni. Non fa piacere, eh? Che c'è? Oh, che è stato, bello? È passata. Sto pensando a una partita che ha già fa rimano. E già sei affannato. Vabbè, vai via, io stavo aspettando. Sono molto contento che mi avete fatto questa domanda e... Non guardate, ci stanno i giornalisti, non puoi parlare come i grandi, tu sei un pulcino. Giocare nel Napoli è sempre stato il mio sogno. Sì. E nel cassetto. Sì. Solo che a un certo punto non mi trovavo più il cassetto. Ho aperto il cassetto dopo 30 anni, ho trovato il sogno e ho detto voglio fare il pulcino del Napoli. Ma appunto erano passati 30 anni, tu intanto hai fatto sviluppo, hai capito? Fino a cercare la fatica che è meglio. Guardate, ma l'età non conta. No. Come si dice a Napoli, quando c'è l'amore c'è tutto. Che la saluto, voglio. Ma comunque non fa niente. Però io ci sono un altro problema. C'è anche un altro problema, qual è? Cansaccio col pallone. Pure! E rassegnati allora, non è destino, non puoi fare il pulcino, c'hai 40 anni, non sei manco pazzo pallone, vatti a cercare la fatica. Ma io perciò inizio da pulcino, perché prima inizio da pulcino, poi faccio la prima. Poi piano piano, quando sarò maturo e il mister mi ritiene opportuno, allora giocherò nel grande Napoli. Ma voce croce, nel frattempo mi fa tutto andando qua. Io faccio chi sono molto contento che mi avete fatto questa domanda. Ma non ci stanno i giornalisti, non parlare con i grandi. Dici, qual è il tuo rapporto con il mister? Allora, il mio rapporto con il mister, da che dicono i giornali, è molto buono. Ma perché Giovanni parla di te? Non lo so, parlerà qualche giornale, no? Vabbè, che parli, come il rapporto con niente, il mister? Allora, quando l'ho vista la prima volta il mio mister, mi è venuto il freddo addosso. Ah sì, come mai? Era dicembre, stava a mezza manica. Bello, quindi piccolo. A me non mi ha fatto neanche giocare, perché il mister c'ha l'occhio clinico. Chi le subito ha capito che una schifezza. Ha capito, ha detto, questo c'ha qualcosa in più rispetto agli altri Puccini. Gli anni, secondo me. Infatti mi ha chiamato da parte, ha detto, Puccino, ti devo dire una cosa. Ha detto, tu però mi raccomando, non dirla a nessuno. Perché gli altri Puccini si pigliano gole, quindi lo sai come sono fatta a creatura. Invece tu sei buono che ci rimetti. Sì, ha detto, Puccino, io a te ti metterò alla guida di questa squadra. E perché proprio a te? Sono l'unico che te ne ha patente. Gol, che stai facendo? Sto facendo le prove di quando segno. E quando segni? Quando gioco. E tu non giochi mai, quindi non puoi segnare. Però una cosa che ho imparato nei Puccini, mi ha detto il mister, un segreto nostro di Puccini, diciamo. Ah, solo tra di voi. Solo tra di Puccini nostri. Ha detto... guarda, quando segni, non toglierti mai la maglia. Quindi, questo è un segreto che soltanto tra voi sono noi pulcini. Quindi il segreto sarebbe di quando uno segna non si deve mai togliere la maglia. È chiaro, perché si rischia l'ammonizione. No, si rischia la bronchite, perché sto tutto sudato, ho 40 anni e non c'ho più l'età. Io sento l'infarto avanzare, tu te ne hai, è già fuscio. Non è possibile uscire. Noi siamo abituati a salutare i tifosi sotto la curva. Ma se tu non giochi, quando è saluto? No, appunto, perché io non so. Vuoi fare tutto prova? Faccio prova. Quando... Prima o poi entra si mi trova. Quella curva là è la curva dei miei tifosi o la curva dei tifosi avversari? Non lo so, andiamo là sotto. Sì, rimani, mi ci accado. Allora mi accompagnate. Andiamo. Okay. Come fanno? Napoli! Luca, dove stai? Io sto nello studio. Ma com'è possibile che attenzione, ma che lasci già acchiappare? C'ho tutto sotto controllo. E chi si muove a Long? A conosce la vedetta Lombardi, io faccio la vedetta napolitana. Te lo tocchi di passare. Non ti preoccupare, cari mango io. Mamma mia, come si scende a cangoppa roba? Amiche ed amici, continua il nostro show, continua il nostro Non c'è un Euro Show. Adesso una grandissima sorpresa targata a Luca Sepe. Ha promesso l'ingresso di un grandissimo ospite. Di un grande ospite. Insomma, di un ospite. Buonasera, come state? Come state? A botto? Probabilmente c'è qualche problema con il microfono, c'è qualche interferenza. Mettiamo prova al microfono. Ti pova. Scusi, lei viene direttamente dall'IKEA, si smonta, si rimonta. Non ti dico, uno pietto, tutto petto. Lei è tutto petto? Mette un petto. Ah, un pezzo. Buonasera, salve, lei chi è? Buonasera, io sono il figlio di Gitore. Ah, lei è il figlio di Gitore, benissimo, abbiamo il figlio di Gitore. Un titolo di mia.
O Gesù, io non lo conosco. Ti chiamo Totò. Io non lo conosco. Lei ha detto io sono il figlio di Gesù. No, io ho detto sono il pini di Totò. Il? Il pini di Totò. Benissimo, qui con noi a Non c'è un euro show, una sorpresa di Luca Sepe, c'è un figlio di Totò. Ma non ti ignoro. Non ti ignoro. Non ti ignoro. Pini di Totò, ma che tu capite? Che tia, ma chianta a chi ti cappa di cazzo? Pini di Totò. Stia calmo, perché è lei che non riesce a spiegarsi bene. Stati invitati. Lei è il figlio di Totò. Bah, vuoi bava. Ma no, bava. Ah, bava come bava. Bravo, ah, bravo, bene, bis, il fine dicitore. Ah, che piacere, abbiamo il fine dicitore. Bene. Non ho capito. No, dico un po' di compentone, un po' di compentone di tutti, tutti. Io non ho pane tutto. Allora, che cosa ci vuole far sentire? Una grande poetia. Porto io. No, ti dico, poetia. Porto io, porto lei, che cosa? In atto buttata niente. Poi ha detto portia. Portia, la poetia. Pine, la poesia! La poetia. Ah, che bello, un momento davvero aulico all'interno del nostro programma, un momento dedicato alla poesia. Che poesia ci fa sentire? Utinghe matta. Utinghe matta, via di carta. Continuo. Chi ha detto di carta? Non lo so, lei ha detto utinghe matta. No, ha detto utinghe matta. Eh? Utinghe matta. Utinghe matta. Famotittima. Famotissima. Famosissima da lei, perché io non ho mai sentito che è sta poesia. E tu Natale, a tolo di tuta tua, a tolo di tuta. A tolo. La scuola, il 5 maggio! Di Alessandro Manzoni! Ma ce la faccio ascoltare! La sapo manca a memoria, te ne scritto. Ehi pu! Sono arrivato! Chi? I pu! Stanno qua! Veramente, l'ha buttato, Luca Sepe mi ha fatto la sorpresa un po' di pu! Stanno pure i pu! Mamma mia! Facciamo una pressa messa da pegnare che tagli tu! Noi quando ero ballavo i denti, ballavo in timi i pu! Ballavo i denti? No, i denti erano buoni! Io dico io, in timi i pu, ballavo i denti, i tempi, ballavo! Mi faccia capire! I lenti! I lenti, ballavo i lenti insieme ai pu! Non è la mattonella! Ma non stanno i pu, non stanno i pu! Ma non è ta, 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 pum, va che la botta! E pu, anna ta! No, stanno i pu, lei ha detto stanno i pu. Non ti ignoro, tu e stanno i pu. Lei ha iniziato dicendo ehi pu. Ma non ti ignoro, una poetia. Ehi pu, no ehi pu. Ehi pu, ehi caduit, ehi pu. Ehi pu, ti come immobile, dato in motta, motta, toppio. Eh? Toppio. Giopio, oppositore per giopio. Chi è? Non ti ignoro, chi ha detto? Toppio. Ah, toppio. Ah, toppio. Sospiro. Bravo. Dato il motta sospiro. Tette! Tette 14 mi ha fatto assai piacere. E a chi se non lo capisco, ma è mai possibile che c'è qualcuno che mi dà una mano? Signore, se mio fratello che sta tutto, tu non ti puoi, tu di tutto. Io sono tuo, c'è suo fratello. Ah, e me la faccia entrare. Lello, per cortesia. Per cortesia, venga qui. Ah, buonasera, salve. Qual è il suo nome? Lello. Ah, Lello, finalmente una persona che sa parlare bene. Gentilmente, mi può spiegare che cosa voleva fare suo fratello? Allora, mio parello voleva fare il pine di Totò. Il pine di Totò, quando uno pane in una canzone sta il pine di Totò, è detta una dedlana. Dedlana, una toretia, ti ha detto tanto, tanto di ehi tu. Ma quando siete tanto c'è proprio assenza di segnale, non è possibile. Ma tutti belli, ti capito? Ma che ha capito? Non ci capita niente, chi si come parla? Chi te lo può bere? Luca! Ma Luca, te, perdone, no, per cortesia, Ma è Totepe, ma chi sta? Ma abbiamo un problema, tu probabilmente l'hai provinato, ma non hai sentito bene, chi se non sanno parlare? Che non capite, che io quando dico la poesia, ho detto ai punti, come mo, questo non capite tutto. Ma non capite, ma noi potete capire, che purtroppo non capite niente. Quando animano te torno, mettiamo un cammino connette, capito? Non connette, Kit, è tutto, è tutto, capito? Andiamo te, ne abbiamo te, fa la manopola. Lei è italiano, lui è parliamo come è. Panna manopola, panna manopola. Andiamo te, parla manopola. Ti test. Ti becche. Di Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia. Lunedì chiuso, olli. Carissimi amici di Non c'è un euro show, come in tutti i grandi show che si rispettino, anche nel nostro non poteva di certo mancare l'angolo per il nostro opinionista. Siamo felicissimi quindi di ospitare per forza all'interno del nostro show una psichiatra. Salve, sono psichiatra, psicologa, psicanalista, passo frifa, capemur, psicondo su verdure. E sono qui per ascoltare i vostri dubbi, le vostre paure, ma soprattutto per ricordarvi quello che diceva un grandissimo psicologo. Sono nato un uomo fortunato, nella vita nulla mi è stato facile, ma soprattutto, amici cari, non dimentichiamoci che nell'acqua del mare c'è il sale.
E perché non dobbiamo dimenticarcene, dottoressa? Perché quando faccio dei tuffi accufani e la tagli un lavo. È giusto. È giusto. Beh, preziosissimo consiglio. Sì. Ma come mai si strofina le mani in questo modo? Forse c'ha freddo. No, mi sono messa a crepa per mano. Guarda com'è bello. Ti piace? Sì, sì. Sì. Bellissimo. Domani te la porto. Luca, parliamo un po' della dottoressa. Ma certo, come non ricordare il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Noi abbiamo una sua lontana parente, una discendente, Simona Frode, sì, che vi aiuterà quest'oggi nella psicanalisi. Analisi, vi darà dei consigli, vi aiuterà a superare i vostri problemi. Forse stai esagerando? No, sto asciugando smalto. Ti piace questo colore? Bello, rosso carminio. Fa pandana, trovi? L'ha fatta proprio in margine. Sì. Dottoressa, ma parliamo un po' della sua professione, che oserei quasi definire una vera e propria vocazione. Vocazione? Che mi piace per una monaca? Ma qui fosse mi presentatore qua, il gruppo riesco a da essere. Ma come si permette? Lei si è trasformata. Oh sì, scusi, sai che io sono talmente legata ai miei pazienti che pur di guarirli assorbo completamente le loro sindromi. Loro stanno buoni, a me si attacca il cervello. Ecco, ecco, cari amici, questo è un chiarissimo esempio di sdoppiamento della personalità, più comunemente conosciuto come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Oppure vi piacco, facete voi. Che fate, sparagnata, per un papà psicologo, eh? L'umanità non sta bene, la gente sa da curare. E lei rientra perfettamente e pienamente in questa categoria. Sì. Oh, detto ciò, dottoressa, così noi non riusciremo, credo, a cavare mai un ragno dal buco. Spider-Man, non sai che cos'è che stamattina ho curato un paziente affetto da sindrome di Spider-Man. E non sono capace ancora di me controllare. Faccio così, qua, navolinia. Però, dottoressa, io conoscevo la sindrome di Peter Pan. Eh beh, sì, quella è più conosciuta. Infatti, diciamo che la sindrome niente proprio di meno che di Peter Pan. Sì, proprio quella. È il rifiuto di crescere, di assumersi le proprie responsabilità. E ce ne accorgiamo quando il soggetto fa i discorsi. E sono discorsi, diciamo, un po' immaturi. Ecco, proprio così ci accorgiamo che lui soffre di sindrome niente proprio di meno che di Peter Pan. Sì, sempre quelle. Sono discorsi poco intelligenti, dicevo, immaturi, insomma, cose piccole. Ma l'importante, si può curare? Sì, basta masticare un chewing gum ogni 10 minuti. E perché? Perché parlo più poco e dici meno stronzate. Dottoressa, ma che consigli su? Ma che domanda su? Allora, senti, faccio la psicologa, ma questo agente è vero che nerva. Eh sì, dicevamo, io curo anche le coppie in crisi. Sa, l'altro giorno mi è capitata una coppia e la moglie mi dice: dottoressa, io e mio marito sono 2 mesi che non facciamo l'amore. Ma sgacciate immediatamente da via fuori. E perché? Io sono 2 anni che non vengo nome, e mica fa caldo un po' cacchia gente. Luca, interviene. Dottoressa, per questa cosa io potrei intervenire, ma magari. Magari che? Magari che? Dottoressa, lei così non fa altro che perdere i pazienti. No, i pazienti tenga la pazienza, mamma. Se ne andai. No, va bene, magari tornerà alla prossima puntata la nostra dottoressa Simona Frode con la psicanalisi di Non c'è un euro show. Voi state ancora qua? Stiamo aspettando di fare la scena e l'incendio di Roma. Già hanno impicciato Roma. Hanno impicciato pure la scena. Volevo dirti. È la paga. O il rimborso. O Giustina. Non c'è un euro show, non c'è un euro show. Il nostro show continua. Emergenza. Sta arrivando secondo me. Papi, non ci siamo incrociati nello studio. Dobbiamo scappare. Salutiamo. Il nostro show non continua. La chiudiamo qua, almeno per questa settimana. No, mi sono divertita troppo. Voglio fare un altro pezzo. La settimana prossima, dai. No, un al volo. Un al volo. Va bene. Andiamo. Ma che pezzo è questo? Volare. Stanotte non scriverò niente per te, non te lo meriti, oppure farò un'eccezione purché il mio domani mi eviti di tornare ancora sulle mie parole e di perdonarti tutto ciò che fai. Ma dopo quest'ultimo giorno di sole giura che devi andare. Tra cuori e picche non c'è ipotesi, non ci ho creduto mai, ma due troppo impegnati a viversi, lo sai non hanno guai. E ti cadono dagli occhi le parole, proprio quelle che tu non mi hai detto mai, ma dopo quest'ultimo giorno di sole giura che te ne andrai. Lasciami andare, devi capire
nel nostro sole non c'è avvenire. Mi porto addosso ancora il tuo odore, ma questo è l'ultimo giorno di sole. E adesso che non hai da perdere, spiegami come mai, se non hai mai saputo piangere, ora perché lo fai? Forse è vero che il valore di chi ama si comprende solo quando poi va via. Ma adesso è tardi per tornare indietro, il sole è solo una bugia. Lasciami andare, devi capire, nel nostro sole non c'è avvenire. Mi porto addosso ancora il tuo odore, ma questo è l'ultimo giorno di sole. Lasciami andare, devi capire, nel nostro sole non c'è avvenire. Mi porto addosso ancora il tuo odore, ma questo è l'ultimo giorno di sole. È tardi per tornare indietro, il sole è solo una bugia. Lasciami andare, devi capire, nel nostro sole non c'è avvenire. Mi porto addosso ancora il tuo odore, ma questo è l'ultimo giorno del sole. Lasciami andare, devi capire, nel nostro sole non c'è avvenire. Porto addosso ancora il tuo odore, ma questo è l'ultimo giorno di sole. Non c'è un euro show è stato offerto da L'Oceano Transfish, Tufano Elettrodomestici, Ardolino Carni, Autocarrozzeria Balestra, Profumeria Giusi, Agenzia Viaggi Puerto Svago.